Sabato 29 giugno. Solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente, chi dice che sia il Figlio dell'uomo?» Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti». Disse loro: «Ma voi, chi dite che io sia?» Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente». E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». Gesù pone una domanda cruciale ai suoi discepoli: chi dicono gli uomini che sia il Figlio dell'uomo? Questa domanda ha sfidato i discepoli e oggi sfida anche noi, spingendoci a riflettere sulla nostra conoscenza e percezione di Gesù. Spesso, infatti, siamo alla ricerca di un senso di identità, siamo alla ricerca del nostro scopo, e questo passo del Vangelo ci invita a considerare chi è Gesù per noi personalmente. La risposta di Pietro: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente», è un momento di rivelazione. Gesù riconosce la verità nella sua risposta e dichiara che su questa roccia costruirà la sua chiesa, promettendogli le chiavi del regno dei cieli. Questo momento ci deve far capire che la fede in Gesù è il fondamento su cui possiamo costruire anche la nostra vita. Questo testo dunque ci provoca e ci spinge a riflettere sulla nostra relazione personale con Gesù e sul modo in cui possiamo contribuire alla crescita del Regno di Dio. La nostra fede ha un ruolo significativo nel piano di Dio per il mondo. Può sfociare in un contributo concreto nella diffusione degli ideali più nobili nella società. Alta Frequenza è un podcast dell'Azione Cattolica Italiana, realizzato dai giovani per i giovani, per accompagnare quotidianamente la preghiera personale attraverso la meditazione della Parola di Dio. Alta Frequenza è prodotto dalla Fondazione Apostolica Mactuositatem. La voce, la sigla, la supervisione del suono e della musica sono di Senape Production.